Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Angela Biotrucco. Oggi voglio fare la recensione della crema anticellulite di Anthos, un prodotto che sto utilizzando da un bel po' di tempo, da circa un mese direi, ed è un prodotto col quale mi sto trovando piuttosto bene. Io ho la versione con le alghe. Esiste anche un'altra versione di questa crema senza alghe, adatta per chi soffre di tiroide. Il packaging è molto semplice, così come tutti i prodotti dell'Anthos, ma alla fine per un prodotto anticellulite non me ne faccio niente di un packaging elegante, di un packaging strabello, l'importante è che funzioni. Costa circa 11 euro per 200 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. In questo momento non riesco a leggervi gli ingredienti perché l'etichetta si è quasi sbiadita. Però vi posso leggere quelli che sono i principi attivi contenuti all'interno della crema, ovvero quercia marina, ippocastano, centella, alga rossa, rusco, edera, erigero, fieno greco, migliarino e olio di mandorle. Quando la si applica, si sente subito una fragranza molto fresca e avvolgente che fa pensare al mare. Io ho come l'impressione di spalmarmi il mare proprio sulla pelle, come se questa crema mi portasse in un altro posto, mentre sono nella mia cameretta a spalmarmi la crema. È un prodotto che non si assorbe proprio nell'immediato, però devo dire che per essere un prodotto anticellulite che comporta un massaggio, doverla stendere, si assorbe velocemente, cioè mi spiego meglio. Quando la applicate, fate un massaggio veloce e già la crema si è assorbita. Dovete essere veloci ed energiche ad applicarla. Non esercitate eccessiva pressione, non fatevi male durante l'applicazione della crema, perché in tal caso la cellulite peggiorerà, essendo essa stessa un'infiammazione dello strato sottocutaneo, come vi ho spiegato nel video in cui vi ho parlato proprio della cellulite. Se non l'avete ancora visto, vi invito a farlo cliccando qui sulla i. A differenza di molti prodotti che si utilizzano per combattere la cellulite, non ha un cattivo odore. Questo è qualcosa di straordinario, perché a nessuno piace spalmarsi addosso qualcosa che odora di marcio, odora di pesci morti o cose del genere, insomma. Non è un prodotto che contiene vasodilatatori, quindi va più che bene per chi ha problemi di capillari fragili, per chi ha la pelle delicata come la mia. Mi sono trovata alla stragrande, ce l'ho ancora quasi integro il barattolo, ma vi posso assicurare che la utilizzo mattina e sera e sto ottenendo degli ottimi risultati. Una volta appunto svitato il tappo, c'è quest'altro tappo che si incastra non proprio benissimo, e questa è una pecca del packaging che un po' mi fa arrabbiare. Per salvaguardare la freschezza del prodotto. Ecco, in questo modo poi c'è la crema che ha una colorazione bianco candido. Bellissima. Se ce l'avete nella quantità, un po' unge. Non ne basta una piccolissima quantità per ricoprire tutta la zona che è interessata dall'inestetismo. Prodotto promosso, ma da sola non fa tutto. Il massaggio è essenziale, così come succede con tutti i prodotti per combattere la cellulite, ma è essenziale anche fare movimento, bere tanta acqua e mangiare sano. Sono dei consigli che vi ho dato nel video relativo alla cellulite, ma non voglio dilungarmi troppo in questo. Grazie per aver guardato questo video. Se anche voi avete provato questo prodotto, vi siete trovate bene, vi siete trovate male, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, anche se vi ho incuriosito un po' nell'acquisto di questo prodotto. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco e se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e attivate la campanella per essere aggiornati sui prossimi nuovi video che metterò. Ciao!